Sì, abbastanza rammaricato perché forse potevano essere anche 3 punti se il palo diventa, si tramuta in gol, però fa parte del gioco, ripeto, dobbiamo comprendere tutti che è un campionato molto impegnativo, molto equilibrato, ogni gara il punto fa la differenza, dobbiamo cercare sempre di muoverla, dobbiamo avere tanta umiltà in ogni, cioè comunque di affrontare qualunque tipo di avversario, ma allo stesso tempo tanta consapevolezza. Ci vuole entusiasmo, serietà, come sta facendo col lavoro, e cercare di essere leggermente più cattivelli e cinici magari quando arriviamo in prossimità della porta avversaria, però è un percorso di crescita. L'ultima è secca, chi vince questo campionato mister? Bella domanda, qua toccherebbe chiamare il polpo che stava in Germania quando ci fu, è complicato, io credo si giocheranno il campionato fino alla fine la San Benedettese e il Campobasso e il Chieti, dipende come va adesso il Chieti in questa fase che ha passato di difficoltà, ma ho visto che è stata brava subito a reagire, per cui è lungo e ci servono ancora tanti punti in palio, quindi per cui bisogna aspettare. Voglio collegare a questa domanda che mi hai fatto per dire che tutti i ragazzi che oggi hanno preso parte inizialmente alla gara e quelli che hanno, l'hanno fatta poi nella seconda frazione sono ragazzi eccezionali, sono ragazzi che sudano, lavorano, io lo dico perché li vedo, li sento, li ascolto e ovviamente non posso che dire questo, quindi il Pocio che ha fatto gol in quei minuti, anche soffrendo perché noi eravamo in 10, certo. In quel momento la testimonianza che i ragazzi credono, vogliono e niente, tutto qui.